Ciao a tutti ragazzi, 10 dicembre, decimo giorno del nostro calendario dell'Avvento. Oggi non si celebra un santo, ma è il giorno della Madonna, anzi della Beata Vergine Maria di Loreto, giorno in cui è praticamente impossibile associare un videogioco al santo del giorno. Quindi mi sono un po' sforzato, mi sono fatto aiutare anche dalla Wikipedia, eccetera, eccetera, e in pratica a Loreto c'è la Casa di Maria, che è stata portata dagli angeli nel corso del Medioevo, insomma una storia lunghissima. Quindi la mia associazione di oggi è: la Casa di Maria ha un gioco nel quale fondamentalmente bisogna fuggire da una casa, sia reale che metaforica. Questo gioco è Broken Age. Broken Age è un titolo che è stato finanziato grazie a Kickstarter, prodotto da Tim Schafer, che è il creatore di alcune delle più grandi avventure grafiche della storia dei videogiochi, ed è stato un prodotto che si è fatto attendere ma che è veramente ben riuscito. Lo potete acquistare ad un prezzo abbastanza contenuto e quello che trovate al suo interno sono fondamentalmente due avventure che si muovono in parallelo ma che vengono giocate in maniera separata: una ambientata nello spazio, in cui il protagonista Shake, doppiato da Elijah Wood, deve fuggire o comunque riuscire a spezzare il suo mondo di routine nel quale si ritrova rinchiuso, e dall'altra parte abbiamo Vella, che è una ragazza che sta per essere sacrificata a una bestia che uccide le fanciulle e che riesce a fuggire dal suo villaggio per cercare di fermare questa bestia. La storia è semplice ma funziona molto bene ed è disegnata divinamente, davvero uno dei migliori, delle migliori art direction che trovate quest'anno. Ripeto, il costo contenuto, purtroppo si tratta soltanto del primo capitolo, bisognerà aspettare il prossimo anno per vedere l'atto 2 di questa avventura. Il titolo sappiamo che arriverà anche su PlayStation 4 perché è stato annunciato qualche giorno fa nel corso del PlayStation Experience. Comunque ne vale davvero la pena. Con questa giornata nel quale veramente mi sono arrampicato sugli specchi per tirare fuori un gioco decente è tutto, e con il prossimo calendario dell'avvento ci vediamo domani.